Buonasera a tutti e benvenuti a questo atteso appuntamento annuale che il Vescovo, la nostra Chiesa diocesana, ogni anno organizza. Il mese di settembre, i primi giorni del mese di settembre, sapete, è stata consegnata a tutti i parroci, agli operatori pastorali, ai diaconi, a tutta la Chiesa diocesana, la lettera pastorale che il Vescovo ha scritto per questo nuovo anno, la mano carezzevole di Dio, l'unzione degli infermi. Il percorso che noi ormai da anni stiamo facendo è quello che, consegnata all'inizio del nuovo anno pastorale, i parroci, insieme con il consiglio pastorale, insieme con gli operatori pastorali, dibattono, sviscerano la lettera e cercano di inserirla nel percorso diocesano, ma soprattutto nel percorso pastorale che ogni comunità parrocchiale è chiamata a compiere. E come le altre lettere, non sono lettere che scendono dall'alto. Vi sarete resi conto che il Vescovo ogni anno sceglie una tematica a partire dal vissuto del territorio, dal vissuto diocesano. E questa lettera, mi permetto di dire, ha ancora di più un vissuto, perché è stata concepita, lo scrive il Vescovo nella premessa, nel lavoro che il Vescovo dal 1° novembre del 2012 sta compiendo, visitando tutte le nostre comunità pastorali, parrocchiali, per la seconda visita, che finirà a dicembre di questo anno. Il Vescovo si è reso conto, lo scrive lui stesso, dell'ignoranza che ha verificato intorno a questo sacramento. Ma ogni parroco sa, ogni operatore pastorale sa che questo sacramento davvero è un sacramento quasi sconosciuto da parte dei più. Si chiama il prete quando ormai il moribondo è morto. E allora il filo rosso che il Vescovo così porta nel suo scrivere possiamo racchiuderlo in questa frase: dove un uomo o una donna soffrono, la comunità cristiana non può rimanere insensibile rispetto a questo. Ebbene, a partire da questo, credo, da questa domanda, da questa affermazione, tutti i parroci si sono interrogati e si sono chiesti che cosa fare. Al lavoro delle comunità parrocchiali, come sempre, c'è alla fine il convegno diocesano. Il convegno diocesano che fa un po' la sintesi di quello che è il vostro lavoro, il lavoro delle comunità parrocchiali, ma è anche un ulteriore aiuto che viene dato nello sviscerare il documento che del Magistero del Vescovo, e chiamando ogni anno un esperto, più esperti, che ci aiutano a fare una lettura completa e più approfondita del documento. Vi è stato dato questa sera un foglio, è stato distribuito, attraverso il quale il relatore di questa sera, che saluto, è Don Cesare Mariano, ci condurrà per approfondire questo sacramento. Don Cesare fa parte del clero dell'arcidiocesi di Acerenza, un'arcidiocesi non molto lontana da noi. È nato nel 1976, è prete dal 2001 ed è parroco a un paese dell'arcidiocesi di Acerenza che si chiama Brindisi Montagna. Don Cesare è licenziato in Sacra Scrittura presso l'Istituto Biblico di Roma e ha conseguito il dottorato presso lo Studio Biblico di Gerusalemme. Insegna presso l'Istituto Teologico di Potenza ed anche presso la nostra Pontificia Facoltà Teologica di Molfetta. Lui ci sta accompagnando anche come presbiterio nei ritiri mensili che stiamo facendo, che abbiamo iniziato, e il lavoro del suo dottorato è stato pubblicato per le edizioni Vivere In a gennaio del 2011 e porta questo titolo: Tetelestai, il significato della morte di Gesù alla luce del compimento della scrittura, in Giovanni capitolo 19 versetti 16-37. A me l'ultimo compito è quello di esprimere il nostro ringraziamento
a Don Cesare per aver accettato questa ulteriore fatica nel suo già pesante ministero, perché questa sera appena finisce dovrà ripartire per Potenza, per la sua parrocchia, perché poi domani ha un impegno accademico a Potenza e quindi poi dovrà tornare domani sera. Grazie di cuore Don Cesare per questa tua disponibilità e ti cedo volentieri la parola.